mondo e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, un po' di contesto. Giorno infrasettimanale. Scusate, parlerò un po' male. Sto facendo una maschera, questa non mi vuole stare ferma qui, che nervoso, ragazzi. Poi qui sono i punti più secchi che ho, quindi se magari ci stai. Allora, dicevo, oggi voglio fare un po' di pulizie stamattina, quindi innanzitutto abbiamo già messo il piumone, ma non basta. Inizia a fare freddo, la sera io voglio la coperta elettrica, quindi dato che cambio le lenzuola, metto la coperta elettrica sotto, lenzuola nuove, piumone, così stanotte se mi piglia freddo attacco. Perché magari la sera all'inizio sto bene, poi durante la notte muoio di freddo e non va bene. Detto ciò, do anche una spolverata, quindi devo dare una spolverata alla camera, pulire il pavimento, dare una pulita al bagno. Una sistemata per quanto possibile alla sala, ma la mia sala in questo momento, sala barra cucina, è boom! Cioè, sto facendo il villaggio di Natale, ragazzi, ho detto tutto. Quindi c'è un macello assoluto che non durerà per sempre, però per il momento purtroppo c'è un macello assoluto. Quindi l'unica cosa che posso fare è cercare di quantomeno fare dei percorsi per uscire sia noi che i cani a camminare e passare dalla zona notte alla zona giorno. Benissimo. Detto ciò, sono molto contenta del villaggio, di come sta venendo. Magari vi faccio spulciare qua e là qualche cosina. Adesso un attimo vi faccio vedere. Non ve lo faccio vedere tutto perché sennò poi non ha più senso fare il video alla fine del villaggio di Natale finito. Detto ciò, ieri è successa una cosa che mi ha fatto girare molto con le robe lì. Perché ho acquistato su Amazon una striscia LED lunga 10 metri, tutta intera, apposta per fare il cielo. Benissimo. L'ho accesa per vedere se funzionava. Funzionava, perché prima di fissarla tutta sul cielo, con varie peripezie, eccetera, l'ho fatta da sola ieri pomeriggio, quindi è stato anche più complicato perché il cielo è gigante quanto tutta la vetrina. Metto su. Accendo, io devo mettere ovviamente la luce bianca per fare le stelle. È tutto bianco tranne un piccolo segmento che più o meno prende l'ultimo riquadro, dove se tu metti bianco lì fa verde. Cioè, ragazze, ragazzi, mai successa una roba del genere in vita mia. Non mi è mai. Porca trota, me la mangio troppo. Non mi è mai successo che ci fosse un segmento funzionante, un segmento di un colore, un segmento di un altro, selezionando un colore, cioè veramente vabbè. Detto ciò, vi faccio un attimo vedere le nuove cose che ho fatto. Ma mi metto una molletta per i panni troppo nel villaggio e poi iniziamo a fare tutte le faccende. Oggi viene pure Cristian a pranzo, quindi mi devo sbrigare perché stamattina mi sono proprio coccolata, mi sono fatta una doccia, cioè i capelli fatti un po' bagnati, maschere, tutti i vari trattamenti, era un bel po' che non facevo un caspita di niente. Andiamo. Ecco, questo è il fantastico cielo, ora è giorno, è spento ovviamente. Questa parte qua dove c'è poi la luna, la parte più bella, diciamo, è verde. Buongiorno Shanti. Questa è la situazione della mia sala. Cioè, non so se state capendo. Buongiorno Milo. Se state capendo la disgrazia che si abbatte ogni anno in questa sala per fare il villaggio di Natale. Sì. Ora vi faccio vedere che cosa ho fatto ieri, le due chicchette che mi sono proprio piaciute. Vi faccio vedere da vicino, se no vedete tutto e non mi pare il caso. Ho messo questi festoni sulle ringhiere, guardate che carini. E come ho fatto a fare questi festoni? Con questi cosi qua che trovate dai cinesi. Io li ho raggruppati tutti in questa bustina, così mi sono più comodi, li tengo qui. Sono fantastici. Ho arrotolato il verde e il rosso, poi li ho fatti passare intorno alla ringhiera e praticamente, scusate, c'è un pelo, sì, ora non c'è più vita reale. Bene, e li ho arrotolati intorno alla ringhiera, effetto magnifico. Vado super fiera di questo angolo. Vedete, anche qui ho messo tutto appunto il festone, molto carino. Poi potete farlo rosso, potete farlo solo rosso, potete farlo oro, potete farlo come vi pare, ok? Detto ciò, ho in mente di fare anche delle fioriere, perché voi dovete sapere che io seguo dei gruppi di pazzi come me che fanno villaggi di Natale altro che il mio, cioè il mio è niente. Quindi in questi gruppi hanno fatto vedere delle piccole fioriere che secondo me sono pazzesche. Oggi pomeriggio, se c'ho tempo, mi ci metto. Ho tutte le labbra ferite, ragazze, perché
ho passato un periodo un po' di nervosismo e io l'unica cosa che ho quando sono nervosa è questa. Continuamente mi mangio le labbra e sono andata un po' troppo a fondo stavolta. Disastro. Puliamo la camera. Heard it from a friend, she was in her bed, should have known better. Said it was the truth, she came on to you, yeah, but you let her. Knocked me over 10 feet forward. Never knew I could sleep alone good, I've never been better. You're probably out there somewhere missing me. Wish I had an ounce of sympathy. Yeah, I tell my friends that I wish you well, but the truth is, honey, that I hope it hurts like hell, like hell. When you see me leaving here with someone else, well, the truth is, honey, that I hope it hurts like hell, like hell. Remember when you tried putting up a fight, bet you feel stupid. Tried to make a scene, didn't change a thing, damn it, you blew it. And you're probably out there somewhere missing me. Wish I had an ounce of sympathy. Yeah, I tell my friends that I wish you well, but the truth is, honey, that I hope it hurts like hell, like hell. When you see me, eccomi qua. Oggi sembra un po' una scappata di casa, però fa niente. Ho una pelle liscissima, adoro. Qui c'è una disgrazia, ovviamente si sta avvicinando quel periodo, credo, ci si capisce poco. E che cosa faccio per pranzo? Allora, vi ho detto che viene Christian, quindi faccio questa zuppa che è per due, però a me piace aggiungere sempre qualcosa e ci metto questi che sono i funghi champignon in barattolo. Li ho sciacquati, ovviamente. Qui abbiamo legumi e cereali e nulla di più, c'è un po' di verdura, vabbè. Comunque è molto buona questa. Eccola qua, l'ho lasciata andare, ci ho messo anche un pochino di Philadelphia e ci andremo a mettere questi qua, che è la pastina all'uovo, ci finiamo sti 50 grammi in due. Giusto perché comunque un po' pochina, perché Christian mangia un po' tanto. Però se dico che mangio tanto mi dice che, ma no amore, io mangio normale. Sì, normalmente tanto. Cioè, rispetto a me ovviamente, io sono tipo un pulcino rispetto a lui, però vabbè. E comunque l'unica cosa, diciamo una delle poche cose di cui sono contenta, è che sono riuscita a ritornare nel peso che ero prima di rimanere incinta, ok? Che io praticamente non avevo preso quasi nulla, però più o meno un chilo e mezzo tra l'estate e e la gravidanza l'avevo preso. Quindi sono contenta perché almeno sono rientrata nei parametri. E poi, bene, così se e quando ci riproveremo, se e quando sarà, ripartirò sempre da lì e non con un chilo e mezzo in più. Spero che la mia nutrizionista stia guardando questo video e spero che sei contenta per me. Grazie di tutto, davvero. E giustamente sto montando il video. Vi ricordo, per chi volesse, io faccio un piccolo recap. Ho perso 20 kg, li ho persi l'anno scorso, da ottobre dell'anno scorso, quindi ottobre 2022. Più o meno diciamo ad agosto ho perso 20 kg e li ho persi grazie all'aiuto della mia nutrizionista che si chiama Martina Carletti. La trovate al centro Medicenter a Recanati oppure alla stazione Dosimo. Vi metto tutti i suoi contatti qua sotto se vi interessa. Una ragazza dolcissima
e soprattutto molto preparata, quindi se vi interessa vi lascio tutti i contatti qua sotto e se volete chiedermi qualcosa mi trovate sia appunto nei commenti, se lo volete fare pubblicamente, altrimenti vi lascio anche il mio Instagram, mi potete contattare su Sinaret. Vieni qui, vieni qui, vieni qui, ti prendo. Piano. Shanti? Vai sotto a capore a Shanti. Shanti? Se questa non viene, vado io. Ah, stai sempre... C'è l'arietta, eh? Vai, giro giro tondo. Non gli piace molto. Non ti piace a te, amore? È arrivato Christian. Ciao. Dal bagno. Le mani. Ah, te lavi le mani prima di mangiare? Forza. Come i bambini piccoli. Bambini. Che bravo. No, no, come te. Tutti, dai, sui commenti, Ovviamente, la sniffata. Grazie. Bicchiere d'acqua. Bicchiere d'acqua. È che Cristi è capricorno, cioè qui... Metodico. Tutto uguale, non si sfugge da nessun passaggio. Ah, non ho sentito. Ah. Dunque. Che profumo. Anche Shanti lo sente. Senti che palle. Sì. Giusto perché voglio il voto, sto riprendendo. Molto buono. Ma che hai combinato? ci ho messo tanto tanto tempo. Tanto. Hai fatto. Che pare la pasta tipo quella minestra. Che pasta, una minestra? Una minestrina. Una minestrina con la zuppa di ceci, funghi. Quella pronta all'Eurospin. Su, dai. Ah. I funghi ce l'ho messi io, ci ho messo la minestra e la Philadelphia. Com'è? Buona. Molto buona. Voto? 2. 9. 9. Sì. Mamma mia, che media alta che c'ho. Buona proprio. Quindi io, la media alta, il marito e Shanti che rompe le palle qui sotto. Ciao Shanti. Ci vediamo nel dopo prossimo. Tu? Ah, era chiusura, quindi no. Il prossimo video. Ciao. Ciao.